La cooperazione ha molto da dire al mondo dell'agroalimentare abruzzese e l'Abruzzo ha molto da dire al mondo agroalimentare nazionale. Questi messaggi che arrivano dall'Assemblea dei soci di FederGPesca, la Federazione dell'Agroalimentare e della Pesca di Confcooperativa Abruzzo, che si è svolta a Torrevecchia Teatina, mentre si lavora al nuovo PSR regionale e al PNRR. Un appuntamento in presenza, nel corso del quale sono state rinnovate le cariche sociali di una realtà che mette insieme 62 delle 307 cooperative abruzzesi attive nel campo dell'agroalimentare e della pesca, espressione di 5.490 soci, con un giro di affari pari a 88,6 milioni di euro. Presidente di FederGPesca Abruzzo è stato eletto Pino Candeloro, vicepresidenti Vincenzo Di Sabatino per il settore agricoltura e Paola D'Angelo per il settore pesca. Completano il consiglio di presidenza Massimiliano Di Innocenzo e Antonio Marascia. Settore agroalimentare e la Federazione FederAgriPesca all'interno del sistema di confcooperative è uno dei pilastri fondanti e fondamentali del modello cooperativo. In particolare in Abruzzo, ma vale in tutta Italia, il tema dell'agroalimentare oggi è azione decisiva e fondamentale. Il fare impresa cooperativa e farla in modo aggregato è la modalità per andare a conquistare i mercati internazionali, nazionali e internazionali. In modo particolare nel mondo vitivinicolo la sfida è quella dei prezzi che stanno scendendo sempre di più, quindi bisogna capire un attimo dove muoverci, se con la distillazione o con altre misure. E prossimamente prenderò cognizione un po' di tutto e faremo il punto con gli uffici. I tempi sono cambiati. Bisogna un attimino unirsi e capire che solo con l'unione delle strutture possiamo affrontare le sfide che ci verranno nel futuro, altrimenti non vedo soluzione al problema. Come Regione Abruzzo stiamo cercando di dare ascolto innanzitutto e tenerle in considerazione su quelle che sono le scelte su cui si baserà l'Abruzzo del futuro. La cooperativa rappresenta un momento di sintesi, è un momento chiave per quella che dovrà essere la crescita del futuro della nostra regione, proprio perché rappresenta un sistema della nostra economia molto forte, un sistema della nostra economia che deve essere considerato.